Lo stato d'emergenza in Florida, in Georgia e anche in South Carolina, i tre stati della costa orientale che si trovano proprio nell'occhio dell'uragano, aeroporti chiusi, voli cancellati, ma l'appello che le autorità continuano a lanciare è di non muoversi anche dopo il passaggio di Matthew, perché il livello dell'acqua sta montando e si teme ora l'effetto Katrina. A New Orleans furono le inondazioni ad uccidere più dell'uragano. Le immagini che vediamo arrivano invece da Haiti, dove Matthew ha già ucciso e ferito a morte decine di migliaia di persone, di civili e di villaggi. Il bilancio delle vittime continua a crescere di ora in ora, si parla adesso di quasi 900 morti e poi migliaia di persone che sono state massacrate, le vediamo letteralmente massacrate dal passaggio dell'uragano, si trovano senza acqua potabile, senza luce, cibo e medicine, un'emergenza umanitaria per un'isola poverissima, già colpita 6 anni fa dal terremoto. Il fango ha invaso le strade ed è difficile raggiungere questi villaggi praticamente cancellati dal